Il giorno sabato hanno occupato là, al terzo piano. Quello là sopra? Sopra, dove c'è due scarpe fuori. Hanno occupato. Purtroppo io sono stata avvisata troppo tardi, non ho potuto intervenire. Cioè, ma siete voi gli abitanti, i residenti che cercano di difendere le case vuote? Sì, 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 sì. La casa a Milano è un bene raro e prezioso, quello degli alloggi popolari invece è un patrimonio che sta cadendo a pezzi, in migliaia di pezzi, come i debiti dell'Aler che sfiorano ormai il 500 milioni di euro, come le migliaia di famiglie in attesa di assegnazione di una casa popolare, migliaia come le case vuote perché inagibili o occupate e non ci sono i soldi per metterla a nuovo e assegnarle. Noi per rompere un muro dobbiamo chiedere il permesso all'Aler. Chi occupa fa quello che vuole. Quello che vuole. E lì l'appartamento non diventa inagibile. Abbiamo saldato le porte, le abbiamo chiuse gli appartamenti, li aprono lo stesso, entrano dalle cantine, fanno i buchi, passano da sotto le cantine, rompono proprio le solette degli appartamenti, sono incredibili. Sono 10.000 le case sfitte, fatiscenti e non assegnabili, 28.000 quelle considerate sotto la soglia di vivibilità, 16.000 quelle in condizioni mediocri. 23.000 le famiglie in attesa di una casa popolare, 20 al mese, in media, le occupazioni abusive. Noi abbiamo chiamato tante volte alla polizia, pronto intervento, anche oggi ho chiamato alla polizia, al vigile, niente, mi dice no, è compito dell'Aler. L'Aler appunto l'abbiamo interpellato, ne parliamo con Giuseppe Riefolo, responsabile tutela del patrimonio. Se non ci sono i finanziamenti non si possono riattare, perché per poterli riassegnare è necessario che siano messi a norma. Come state andando su questo fronte? Adesso i finanziamenti stanno arrivando, la Regione Lombardia ha stanziato diversi milioni di euro per il riattamento degli alloggi, per cui mano a mano che riusciamo a risistemarli vengono messi in riassegnazione. L'appartamento che vedete è stato occupato circa un mese fa, ma chi abita qui, in quartiere a Giambellino, ci dice che quello a fianco è vuoto da ben 5 anni, è quello sopra dove la tapparella è alzata da 8 anni. Il rischio è che chi ha occupato di qui sfondi la parete per prendersi le altre due case. Nel 2015